Sì, ragazzi, godo, sì, da, godo, godo come se non ci fosse un domani, godo come un riccio. Vittoria importantissima e grande vittoria del Napoli contro il Legia Varsavia, il Lega, Legia Varsavia, partita che si stava mettendo male perché sullo 0-0 la palla non voleva entrare. Ho fatto anche la live reaction epica di questa partita, perché ho fatto la live reaction epica che pubblicherò tra poco sul canale, la live reaction epica, che mi raccomando rimanete sintonizzati, la sto mettendo a posto per pubblicare la live reaction della partita, che è stata epica con mio padre, che quando sono io e mio padre posso registrarla. Dove all'inizio ho fatto con delle imprecazioni, poi il dileggio è immenso. Quindi, detto questo, Dio ce l'ha mandata buona. Abbiamo vinto per 3-0. Godo. Ecco, 3 bei gol e 3 bei a Legia Varsavia, la stessa squadra che avevano detto sul loro profilo social che il Napoli, voi siete famosi per i vostri murales, noi ne abbiamo i più belli. Uno, noi non siamo famosi per i murales. Chi gli ha detto a questa gente che noi siamo famosi per i murales a Napoli? Dove? Vabbè, a parte questo, i loro non sono neanche murales, ma manifesti pubblicitari e hanno messo quello di Maradona. Te, questi tre, va fa mo' godo, questi coglioni, non sono nessuno. Il Napoli ha avuto 19-18 calcio d'angoli e solitamente tanto possesso palla, ma il portiere, loro che ha parato di tutto. Un paio di gol divorati e tutto quanto. Il Napoli non era cazzo di fare gol perché loro hanno fatto la maggior parte catenaccio. Poi, nonostante come nel calcio, infame calcio, noi abbiamo fatto 50 tiri e non stavamo segnando. Loro hanno preso un palo e un altro gol divorato perché il calcio è bello ma infame. E la dura legge del gol, come diceva Max Pezzali, non è che se fai un bel gioco segni, gli altri segnano. Diciamo che la canzone era più o meno questa. E quindi di conseguenza è così, non è detto che chi gioca meglio vince, perché spesso il Napoli è stato beffato come lo Spartak Mosca. Adesso siamo secondi in classifica, abbiamo superato lo Spartak e siamo pari punti con l'Esester e primo rimane Legia Varsavia perché ha fatto 6 punti, noi abbiamo fatto la sconfitta con lo Spartak. Grande gol di Osimhen e grande gol di Insigne. Insigne l'ha sbloccato con un super gol, grande il capitano, bellissimo gol. E a parte il gol però stavamo un po' giocando male, poi si è ripreso. Grande gol di Osimhen che è entrato nel secondo tempo e ha fatto un partitone. Quando corre non lo prende più e ha fatto un super gol. Aveva fatto un altro gol annullato, che era bellissimo quel gol, ma annullato per fuorigioco. Aveva scavalcato il portiere con un pallonetto, io gliel'avrei dato. E poi il terzo gol di Politano, grande gol di Politano, perché Politanos ha fatto un super gol, ragazzi. È anche una super partita, eh. Brutta partita di Manolas. Non è che ha giocato male, ma non è che è uscito per infortunio. Sembra forse uno stiramento, ma Manolas in questi anni 40 milioni dalla Roma. Secondo me sono stati eccessivi. Sempre infortunato e non grandissime partite. Raccamani è entrato in secondo tempo e ha fatto un partitone. Mi dispiace, ma attualmente Raccamani è 100 volte meglio di Manolas. Se questo è il Manolas, vi auguro che poi lo vendiamo e compriamo un altro. Quindi servivano questi 3 punti. Se pareggiavamo oggi o perdevamo, addio Europa League. Adesso siamo secondi. E poi dobbiamo giocare di nuovo con Legia Varsavia in casa loro e in casa nostra con l'Esester, quindi e poi ovviamente di nuovo con lo Spartak Mosca. Abbiamo 3 partite, la qualificazione è aperta. Primi non lo so se possiamo arrivare perché attualmente sono ancora primi Legia Varsavia, ma se arriviamo secondi becchiamo chi scende dalla Champions. Preferibilmente preferisco non andare in Conference League, meglio essere eliminati al quarto posto e basta e fare solo il campionato, perché la Conference League, ragazzi, una competizione inutile, tutte squadre dei morti, nonostante la Roma ha perso 6-1, ma è una brutta competizione, secondo me è solo business. L'Europa League è meglio la Coppa UEFA. Forza, grande Spalletti! Grande Spalletti! Spalletti, ti amo! I love you! Grande Spalletti, ti amo! Ti amo! Perché Spalletti non avrei dato un centesimo a Spalletti quando è venuto al Napoli. Non avrei dato un centesimo che portava il Napoli a giocare bene, a fare bene il campionato e nonostante la sconfitta con lo Spartak, a fare bene finora un pareggio fuori casa con l'Esester e una vittoria con Legia Varsavia. Quindi non me l'aspettavo, grande spallettone, Lucianone, pelatore nazionale, che si è messo anche a ridere oggi. A me le sue facce, le sue espressioni mi fanno morire da ridere, è un personaggio. E non avrei dato un centesimo, quindi I love you, spallettone. Godo, ti amo, I love you. Detto questo, e adesso c'è una partita importante con la Roma, perché la Roma, domenica alle 18, si giocherà in casa della Roma all'Olimpico, la Roma di Mourinho, mu mu mu. E partita difficile, perché la Roma ha perso con la Juve in campionato.
in conference League con questa squadra straniera. Quindi sta incattivita al massimo la Roma. E vedete che contro di noi la partita della vita, perché sarà incattivita, che ha perso due partite consecutive. E il Napoli fa resuscitare, perché poi Napoli, per quanto siamo forti, escono sempre i nostri problemi, che facciamo resuscitare i morti. Vedete che la Roma sembra il Barcellona di Guardiola. Domenica vedrete. Adesso ci riposiamo. E ripeto, va bene così. Ho sudato, imprecazioni, gioito in Napoli, queste, ma lo amo per questo. E sono contenta, ma non solo per la vittoria o i 3 punti, ma per la prestazione. Perché il Napoli veramente loro catenaccio e 2 tiri in porta. Ma le squadre europee spesso sono così. Godo, grande partita di Koulibaly anche, di nuovo ha chiuso tutto. Elmas ha giocato bene, ha giocato anche bene Mertens, che non ha ancora 90 minuti, ma man mano sto ingranando ancora, deve tornare in Mertens ovviamente un po' più livelli alti. Petagna al secondo tempo ha giocato bene, meritava anche il gol. Bene Fabian e bene Elmas, anche sta sempre bene. E quindi bene così ragazzi, forza ma sempre, ascolta Spalletti, godo come se non ci fosse domani. Godo.